po' al mare. No, non leggo, si capisce dai miei discorsi che diciamo non leggo. E quello è il problema, è che dovrei leggere di più. Perché mi incarto ogni tanto. Incarto come scarto e quindi come regalo. E quindi prendo la palla al balzo, il regalo al balzo, per dirvi grazie per questo regalo meraviglioso che mi è stato fatto in questo anno. Mi avete, diciamo, grazie alla mia esposizione, che è dovuta ovviamente ad un pubblico che ti sostiene, che comunque ti mette su un piedistallo, no? E quindi tutte le persone, tutti i tuoi colleghi possono vederti. E uno di questi colleghi, che io ovviamente non ritengo mio collega perché è troppo in alto per me, è uno dei cantautori, degli autori, dei musicisti, dei poeti più bravi che abbiamo, secondo me, e non solo secondo me, in Italia. Un artista che mi ha donato un suo pezzo, che è Ivano Fossati. Un pezzo che io con molto timore, diciamo, ho provato a riarrangiare. Mo dice, vabbè, puoi riarrangiare un pezzo, certo che puoi riarrangiare un pezzo, ma l'ultimo che ha messo mano su un pezzo di Ivano Fossati è passata a miglior vita, cioè... No, perché non è facile, no? Tutta la storia, le cose. Però io purtroppo, diciamo, come diciamo, militante in esercito, ovviamente il nostro esercito, non quello vero perché ce ne frega niente, cioè nel senso ci frega, però noi siamo lì, no? Lì c'è una bandiera, è perfetta, lì c'è un'altra, ancora più perfetta. Poi è una canzone che parla anche di un soldato in guerra. Quindi... No, ho provato a riarrangiare questo pezzo, ho mandato il provino a Fossati e ovviamente stavo un po', capito? Cioè, poi mi era sotto. Dicevano Fossati, tu Marco, una caccola, cioè come ti permetti di mettere mano al mio pezzo? Mi ha richiamato dopo un'ora di attesa interminabile, un'ora che era una settimana, un anno praticamente per me, e mi fa, Marco, il pezzo mi piace tantissimo come lo hai riarrangiato, è perfetto così, non ti devo dire più altro, anzi ti dico una cosa, lo firmiamo insieme questo pezzo, quindi aver firmato un pezzo con Ivano Fossati per me è un regalo.